Il Maggio Organistico presenta concerti d'organo e di musica antica. Buonasera e benvenuti al nuovo appuntamento con il Maggio Organistico Presenta. Questa sera è interessante puntata sul maestro di cappella che nasce a Luzzara il 1 marzo del 1616, compositore italiano, come possiamo ben vedere, del periodo barocco. Stiamo parlando di Maurizio Cazzati. Abbiamo detto maestro di cappella a Mantova, Ferrara e Bergamo. Cazzati dirige la cappella musicale di San Petronio a Bologna dal 1657 al 1671. Lascia Bologna a causa dei contrasti con Giacomo Antonio Perti e altri musicisti locali. Per ritornare definitivamente a Mantova, dove presta servizio presso la duchessa Anna Isabella e dove purtroppo morirà nel 1678. Nonostante la musica strumentale sia solo una piccola parte della sua enorme produzione, ricordiamo che sono 66 volumi stampati, la musica strumentale viene considerata oggi sicuramente la più influente ed importante. Come dicevamo, Maurizio Cazzati è un autore estremamente fecondo. Compone musica sacra e profana, vocale, strumentale di ogni tipo e forma, dalle sonate, mottetti, canzoni, balletti, salmi, messe, oratori. Le sue idee musicali si rivelano innovatrici con l'introduzione nella sonata da chiesa della forma grave allegro adagio allegro. Le sonate per tromba ed archi anticipano la forma del concerto e rappresentano la parte più rivoluzionaria del suo vasto repertorio. Questa sera di Maurizio Cazzati ascolteremo alcune sue composizioni sacre e profane. Inizieremo con il Salve Regina a voce sola, per proseguire con il Capriccio sopra sette note in Do maggiore, la sonata settima La Rossella, un altro mottetto Salvum me fac e la sonata duodecima La Strozza. Seguirà la sonata settima di Giovanni Paolo Colonna, un contemporaneo di Cazzati. Sempre di Cazzati ascolteremo un altro mottetto o Celites per proseguire con la canzone terza La Maurizia. Altro intervento di altro compositore, in questo caso parliamo di Bernardo Pasquini, e ascolteremo una sonata. Ritornano i mottetti di Maurizio Cazzati con Qui bella Geritis, la sonata La Tanara a due violini, la corrente italiana con varie partite. Stavolta abbiamo invece la sonata 18 La Piena di Giulio Cesare Arresti, per concludere la puntata sempre con Maurizio Cazzati con il mottetto Acclamate de Terra. Il soprano è Ayako Ono, al violino Christoph Rudolph, al secondo violino Christoph Riedo, all'organo Mark Meisel. Non mi resta che augurarvi buon ascolto. Thank you.
Thank you.
Thank you.
paesaggio organistico ha presentato Concerti d'organo e di musica antica.